l'amour, 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 l'amour. Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione, la cronaca in primo piano con una truffa. Utilizzavano infatti il circuito postpay per truffare i commercianti siciliani ma anche titolari di carte. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri di Ragusa nell'ambito dell'operazione che hanno chiamato appunto postpay, che è servita a sgominare un'associazione a delinquere che ha operato a lungo in Sicilia. Ricaricavano le postpay truffando centinaia di commercianti e tabaccai siciliani. Una vera e propria associazione a delinquere è stata sgominata questa mattina dai carabinieri di Modica, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 catanesi, 3 dei quali incensurati. Durante le indagini iniziate lo scorso luglio dopo la denuncia di una tabaccheria, è stata scoperta una banda che agiva con lo stesso modus operandi nel ragusano e in altre province siciliane. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati, alternandosi, si recavano presso l'attività prescelta per compiere la truffa e chiedevano di ricaricare la postpay per importi compresi tra i 500 e i 600 euro. Al momento del pagamento, consapevoli del fatto che il sistema SISAL non prevede pagamenti con il POS ma soltanto in contanti, fingevano di non esserne a conoscenza e si allontanavano alla ricerca di un bancomat lasciando in pegno un documento falso o una fotocopia illeggibile. 2 degli indagati erano già stati destinatari di un provvedimento restrittivo per gli stessi reati commessi nel messinese e adesso si trovano in carcere. Gli incensurati invece sono stati posti ai domiciliari. I profitti illeciti, secondo gli inquirenti, potrebbero ammontare a decine di migliaia di euro. Tentato omicidio ieri pomeriggio a Catania, in Piazza della Guardia. Sentiamo i particolari nel servizio. Uno è ricoverato in ospedale, l'altro si trova in carcere a Piazza Lanza. Il bilancio di un'aggressione avvenuta in un negozio di articoli sportivi di Catania, dove il figlio del titolare avrebbe sferrato alcune coltellate contro un cliente. Tutto, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, sarebbe iniziato con una lite per motivi futili, pare per del materiale che la vittima avrebbe preso in prestito al negoziante. Dalle parole, però, i due sono passati ai fatti, venendo alle mani. Durante la colluttazione sarebbe intervenuto il figlio del titolare, 30 anni, che avrebbe colpito più volte la vittima con un coltello, mandandolo così in ospedale. Il giovane è stato rintracciato dalla polizia e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza con l'accusa di tentato omicidio, porta abusivo d'arma da taglio, minacce e danneggiamento. Ancora cronaca, un uomo di 42 anni è stato arrestato ieri sera a Zafferana Etnea per estorsione e danneggiamento. L'uomo avrebbe incendiato l'auto di un imprenditore per farlo desistere dalla proseguire la sua attività. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sull'accaduto e individuato l'autore del crimine, che è stato portato nel carcere di Piazza Lanza. Voltiamo pagina, troppi disagi per i lavoratori della direzione ecologia e ambiente di Catania che sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro l'amministrazione comunale. Sit-in dei lavoratori della direzione ecologia e ambiente, autoparco e verde di Catania, che stamani sono scesi in piazza Università per protestare contro l'amministrazione comunale. La situazione va avanti da tempo, i lavoratori non vengono retribuiti per straordinari e per indennità accessorie, non c'è rotazione del personale impiegato e questi sono solo alcuni dei motivi per cui, sostenuti dalla UIL FPL di Catania, hanno deciso di dire basta e manifestare. Gli operatori ecologici vogliono lavorare in condizioni di sicurezza, con un vestiario adeguato e nel rispetto delle nuove normative. Ci sono tante cose che non fanno a Catania in questi settori. Una grande discriminazione per i progetti, favorendo sempre quei soliti 4 nomi di circostanza e
lì la discriminazione è totale fra lavoratori di serie A e di serie B. Mancano i vestiari, mancano tutte le minime attrezzature per poter lavorare con dignità il lavoratore. Nei pozzi neri, ad esempio, manca tutto. Noi andiamo dall'eccellenza prefetto a discutere questi casi che accadono. Attendiamo una risposta positiva. Ancora sciopero e proteste questa mattina a Catania dei dipendenti della Technis e delle aziende collegate. I sit-in continuano nel cantiere metropolitana di Via Milo, in quello dell'ospedale San Marco a San Giorgio, ma agli scioperanti si sono aggiunti anche i lavoratori del cantiere Nord-Sud Enna Mistretta, che hanno protestato invece nella sede catanese della Technis di Via Almirante. I lavoratori ribadiscono l'urgenza del saldo degli stipendi di settembre, ottobre e gennaio, così come degli arretrati dei versamenti di cassa edile per i mesi che vanno da luglio e ottobre. Le storie di tante insegnanti precarie che anche a 60 anni sono state costrette a trasferirsi al nord e ricominciare da capo, le sentiamo nel prossimo servizio. Primo anno di ruolo vicino casa, una ventina di anni di precariato. 33 anni, sono una vecchia insegnante. Ho avuto una titolarità a Milano, per cui mi è cambiato la vita. Decenni di carriera alle spalle, ma per un migliaio e passa di docenti messi quest'anno per la prima volta in ruolo, oggi è come se fosse il primo giorno di scuola. E non solo per le valigie fatte e disfatte, per una cattedra assegnata chissà dove o per la famiglia lasciata, ma soprattutto perché con in mano il troppo agognato contratto a tempo indeterminato c'è ancora tanto da sapere. A Catania sono stati assunti 1111, che poi nuovi alcuni non sono perché hanno anche 20 anni di precariato, e però il ruolo è una cosa diversa e ci sono naturalmente dei diritti e dei doveri che sono un po' diversi, come contrattualmente parlando, rispetto a quelli del precario. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. Avvistati in aeroporto altri ricercatori che fuggono via da questo paese. Sì, ma in fila c'era pure Rocco Siffredi. E poi parlano solo di fuga dei cervelli. Ma non vi vergognate? No. No. L'amour, 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 l'amour.